Dieser klug, es hilft nicht kein Geschrei. Nur mir Roger, sind die Kapure. Es ist sein Gebot, der Klitzer bleibt ein Teiliot. Morte agli italiani, il massacro di Egmort nel 1893. Enzo Barnabà ci scrive questo libro estremamente interessante, di grande interesse, perché io lo trovo legatissimo a quelli che sono i fatti attuali. Perché hai deciso di raccontare questa storia di più di 100 anni fa? Perché all'inizio degli anni 70, quindi ero giovanissimo, diciamo così, avevo trovato il mio primo lavoro, si può dire, come insegnante di italiano in un liceo della città di Nîmes, che è una città del sud della Francia. Avevo una 500 e con questa macchina mi avviavo verso il mio posto di lavoro quando vedo una freccia che indicava Egmort. Il nome mi diceva qualcosa, non riuscivo a capire che cosa, quando poi mi si è illuminata una sorta di lampadina in testa e ho visto la mia aula di terza media, il mio professore di storia, che diceva che Egmort degli operai italiani erano stati massacrati dai francesi. E quindi, dovendo stare in quel posto, perché Nîmes è il capoluogo della provincia in cui si trova Egmort, ho avuto la curiosità di saperne di più. Mi reco ad Egmort appena posso, il sabato successivo, e vado a cercare gli archivi. Non ce ne sono, c'è all'interno del comune qualcosa e difatti trovo un dossier che c'è scritto la bagarre des italiens, cioè la rissa degli italiani. Sembrava che gli italiani si fossero presi a botte tra di loro e c'erano pochissimi documenti. Ero molto deluso perché non ero riuscito a ricostruire i fatti. Quando sto per andare via, un signore mi si avvicina e mi dice, si presenta, sono il sindaco di Egmort, mi chiamo Fontaine, sono il nipote di Madame Fontaine. Io naturalmente la cosa non mi dice niente, poi facendo ricerche scopro invece che è una vicenda, che è un personaggio importante dei fatti. Madame Fontaine è la boulangère, la panettiera che protegge gli italiani assaltati da una banda di francesi forsennati. Madame Fontaine li difende, li fa barricare all'interno della panetteria e li passano una notte terribile perché sono assediati, eccetera. Quindi questo, nella memoria storica della famiglia di questo sindaco, c'era questa vicenda che mi racconta con dovizia di dettagli. Lo ringrazio molto, però non è tutto, è uno degli episodi del massacro. Cerco di vedere se c'era qualcosa di scritto da parte francese, c'è poco o niente negli articoli, nei libri di storia. Addirittura il mio collega professore di storia lì al liceo mi dice, ma questa cosa non è mai esistita, se l'ha inventata lei. Io che sono uno storico locale, non ho mai sentito parlare, arriva lei dall'Italia e mi vuole dire, raccontare cosa è successo qui nella mia regione. E dico, guardi che il sindaco di Egmort me l'ha confermato, allora lì, ecco. Regione della, dove si trova? Si trova dove inizia la lingua d'oca, tra Provenza e lingua d'oca, diciamo così, dove finisce la Provenza e inizia poi verso ovest, un'altra regione che si chiama Languedoc. E quindi ad ovest di Marsiglia, nella famosa Camargue, ecco, molto nota ai turisti. Sì. E così da parte italiana vedo che non è stato scritto praticamente nulla. Sull'enciclopedia Treccani vedo una voce abbastanza consistente, ma evidentemente piena di imprecisioni. Tra l'altro si parlava di 400 vittime buttate nel Rodano. Ora, dal momento che il Rodano non passa da Egmort, è una cosa totalmente inventata. D'altronde versioni, come dire, imprecise dei fatti vengono riproposte ancora adesso. Quando qualche mese fa ormai c'è stata la vicenda inglese in cui i lavoratori italiani non erano graditi dai loro colleghi inglesi, qualche giornalista ha ripreso la storia di Egmort, l'ha riportata, penso a Repubblica,
Perché, scusate, perché questi italiani erano, non erano residenti in Francia. No, 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 erano lavoratori stagionali. Erano lavoratori stagionali. Si andavano lì per il lavoro. Le saline, sì, sì, sì. Le saline, quindi loro, da dove arrivavano? Da che parte dell'Italia? Venivano dal nord-ovest. Dal nord-ovest. Sì, in particolare dalla, dal Piemonte, una parte della Lombardia, anche dall'Emilia, i cosiddetti parmigiani, che poi non erano tutti di Parma, c'era un contingente, diciamo, parmigiano, e poi dalla Toscana. E ce n'era effettivamente bisogno di questa manodopera, perché comunque la, il lavoro nelle saline stagionali non poteva essere affrontato esclusivamente dagli operai francesi, oppure era qualcosa in più che arrivava? Queste orde di immigrati in qualche maniera andavano a disturbare gli operai francesi impegnati nella Allora, quando gli italiani furono cacciati via, qualcuno si rese conto di come i lavori fossero bloccati per l'assenza di questa manodopera. Quindi c'è la risposta a questo. Ritornando alla mia vicenda personale, quindi non ero soddisfatto di quanto era stato scritto, del poco che era stato scritto, e dicevo in questo, quando si è ricordato Egmort su Repubblica recentemente, il giornalista è andato a prendere i giornali dell'epoca e lì ha trovato delle versioni tipo che gli italiani sono stati uccisi, fatti a pezzi e messi sotto sale. Così è stato riportato da Repubblica in prima pagina qualche giorno fa, una cosa totalmente falsa, ma di queste versioni totalmente false ancora se ne fa uso. Figuriamoci negli anni 70, quando io incominciai a fare le mie ricerche. Lo stesso storico, che è scettico, mi disse: senti, se non hai trovato niente, vai all'archivio provinciale, che è a due passi dal liceo, e lì forse qualcosa trovi. E difatti, dopo un paio di pomeriggi passati in questo archivio, ho avuto la fortuna, fuori del comune, di trovare il dossier Egmort con almeno un centinaio di documenti. Lettere del sindaco al prefetto, del prefetto al ministero degli interni, atti di polizia, dell'amministrazione delle saline, eccetera, che mi hanno permesso di ricostruire minuto per minuto quanto è successo in quei due tragici giorni di Egmort. Dove non hanno poi ucciso 400 operai italiani? No, 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 ne sono stati uccisi, sì, sono stati uccisi 9. Anche oggi vengono riproposte cifre fantasiose di 50 morti, eccetera. No, i morti sono 9 e i feriti sono un centinaio, alcuni molto gravi. Sei riuscita a capire qual è stata la miccia in qualche maniera che ha fatto scoppiare i disordini? Allora, qui non, sì e no, nel senso che purtroppo il nostro governo di allora, che era il governo Crispi, che dietro una foga nazionalistica in realtà poi non fece nulla per fare giustizia, perdette due occasioni per fare luce sugli avvenimenti. La prima è che quando scoppiarono i fatti, il governo francese si dichiarò disponibile a effettuare un'inchiesta per appurare l'identità dei responsabili. Il governo italiano invece disse di no. Aveva trovato un capro espiatorio, che era il sindaco di Egmort, che nella stampa dell'epoca fu fatto passare come responsabile del massacro. Chiese la testa di questo capro espiatorio, innocente peraltro, probabilmente debole in quei momenti, ma sicuramente innocente, e quindi non fu fatta un'inchiesta che avrebbe potuto appurare certi meccanismi e certe anche responsabilità, come quella del prefetto, come quella del generale che aveva una truppa consistente a disposizione, che fu fatta partire per Egmort solo dopo il massacro. Se fosse partita qualche ora prima il massacro non ci sarebbe stato. L'altra occasione perduta è il fatto che, quando si parlò di risarcimento dei parenti delle vittime, dei feriti, il governo francese pretese che anche i francesi fossero risarciti. Da che cosa? Dal fatto che, conosciuto i fatti, in Italia vi furono delle manifestazioni spontanee di protesta.
soprattutto a Genova, a Roma, a Napoli e in altre città, a Milano ce ne fu una abbastanza importante. Ecco, in quell'occasione furono rotte alcune vetrine, quindi il governo francese pretese la reciprocità. I danni francesi messi sullo stesso piano, vite umane con qualche vetro rotto. Gli italiani accettarono il discorso della reciprocità, ma non le modalità, che erano quelle di fare due disegni di legge, farli approvare dal Parlamento e quindi fare approvare le cifre di risarcimento ai rispettivi parlamenti. Dal dibattito parlamentare sarebbe potuto venire fuori un approfondimento della meccanica, della dinamica. Questo non c'è stato, però grosso modo, per quello che possiamo sapere, è che quell'anno non ci fu, come si pensò, una presenza maggiore di italiani rispetto agli anni precedenti. Quindi il discorso della concorrenza del lavoro non è valido, perché se fosse stato valido sarebbe stato valido anche l'anno prima, due anni prima, tre anni prima. Inoltre partecipò al massacro anche parte della popolazione della città, che nulla aveva a che vedere con i problemi della concorrenza del lavoro, della guerra tra i poveri a livello di posto di lavoro, non c'entrava niente, perché i francesi che lavoravano in salina, poi se voi parleremo del meccanismo del lavoro nelle saline, non erano del posto, erano anche loro immigrati dal resto della Francia. Quindi se la popolazione partecipa c'è qualcos'altro, che cosa? C'è sicuramente un momento di crisi economica più forte che nel passato, quindi questo è il quadro di fondo. C'è anche una presenza accresciuta del cosiddetto boulangismo. Che cos'è il boulangismo? Il generale Boulanger, che dà il nome a questa linea politica, diciamo, questa ideologia, è una parola grossa, è un generale che dopo la sconfitta che i francesi hanno subito da parte dei tedeschi nel 70, vuole prendersi la rivincita contro la Germania, lo spirito di rivincita, quindi un nazionalismo esasperato che non è solo che passa nel riarmo, attraverso il riarmo, ma anche attraverso nel vedere nello straniero un potenziale nemico, nell'immigrato, soprattutto se appartiene a una nazione che è coalizzata con la Germania, con la nemica, come era il caso dell'Italia, con la Triplice Alleanza, è un potenziale quinta colonna. L'immigrazione è vista come quinta colonna. È un'ideologia in cui c'è molto populismo, quindi la xenofobia e populismo si coniugano, e quindi l'impatto di questo tipo di ideologia non è assolutamente da escludere. Si parla di opera patriottica in un documento in cui ho trovato, quello di cacciare via degli italiani è un fatto di patriottismo. Se vediamo la stampa boulangista dell'epoca possiamo capire chi sono, diciamo così, i mandanti ideologici, chiamiamoli così. La manodopera straniera, secondo questa stampa della destra dell'epoca, non solo si limita a togliere il pane dalla bocca agli operai locali, ma è una sorta di antigene che attacca il corpo sano della società francese. Quindi sì, è un malanno da cui bisogna difendersi. Un giornale dice: gli italiani cominciano ad esagerare con le loro pretese, presto ci tratteranno come un paese conquistato. Fanno concorrenza alla manodopera francese e si accaparrano i nostri soldi a vantaggio del loro paese. Bisogna che il governo protegga gli operai francesi da questa merce nociva e adulterata che si chiama operaio italiano, di difenderli contro l'insolenza e la brutalità degli stranieri che li spogliano e di farlo senza scrupoli, perché l'italiano non nutre nessuno e mangia da tutti. Bisogna prendere provvedimenti contro un'orda di affamati che a casa loro languiscono nella miseria. Bisogna che il governo difenda meglio il lavoro nazionale, i francesi, operai o non, contro l'invasione degli stranieri. Il termine invasione è un termine ricorrente in questo tipo di stampa. C'è addirittura una specie di pubblicazione che circola soprattutto nella Francia meridionale, che viene stampata a Marsiglia, che si chiama l'invasione della Provenza da parte degli italiani, in cui si dice che questo popolo di miserabili che
potenzialmente criminali, mendicanti, sfruttatori della prostituzione e della mendicità, che vivono in maniera insalubre in 10 in una sola stanza, che vengono a toglierci il posto di lavoro, eccetera. Non è solo quello, c'è un'altra cosa, c'è un disegno di invadere la Provenza perché l'Italia sarà caparra, c'è questo è il disegno. Cose che possono fare pensare all'oggi. Io questo libro ho scritto un'edizione in occasione del 100° anniversario, quindi 1993, e c'è anche una versione francese che presentai spesso in Francia. Quando leggevo questi brani tratti dalla stampa boulangista dell'epoca, mi dicevano: ma questa è Le Pen, esattamente quello che dice Le Pen. Oggi questa edizione italiana, qualcun altro mi dice: ma questo è esattamente quello che si può leggere in giornali come La Padania. Esatto. Eh sì, sempre, mentre leggevi mi veniva alla memoria questo fatto. Sì, sì. Questa psicosi dell'invasione. La no? Psicosi dell'invasione, oggi non è certo. Ecco, la psicosi dell'invasione. Sì. Il soffiare sulle paure. Sì. L'indurre anche, certo. C'è un'induzione. Certo. E poi questo giocare partendo da un terreno sfavorevole dal punto di vista dell'economia, perché comunque anche adesso siamo in recessione, come verissimilmente sì. Si era a quei tempi, e lì, come dicevi tu prima, c'è questo trova terreno fertile, la xenofobia, il razzismo, insomma tutti questi sentimenti che sono poco edificanti. Sì, per noi. Abbiamo anche il fenomeno nella Francia dell'epoca di passaggio dei sindacati internazionalisti e socialisti al boulangismo. Ci sono pezzi di sindacato che dicono: l'internazionalismo è una bella cosa, ma è molto più semplice migliorare le proprie condizioni di vita prendendo solo con lo straniero. Se noi eliminiamo la presenza dello straniero, che è concreto, non sono idee astratte come l'internazionalismo, abbiamo un ostacolo in meno nel ottenere soddisfazione alle nostre rivendicazioni. È una cosa che vediamo ancora adesso. Sì, sì. Anche perché forse lo straniero aveva meno coscienza politica che non gli operai che comunque aderivano ai vari sindacati, oppure no? Sì, sicuramente c'è questa componente, non si può generalizzare ovviamente, certo. ma c'è questa... Generalizzando un pochino. Sì, 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 sì. Perché questo succede anche adesso, no? Certo. Che gli immigrati arrivano nel nostro paese, non hanno coscienza politica perché arrivano da paesi ove la coscienza politica non si può in qualche modo maturare, mm-hmm. E quindi possono in qualche modo venire ad incidere su quelle che sono le lotte sindacali degli operai, parlo di tutt'oggi. Sì, questo soprattutto però in un contesto di deregulation, come si suol dire, perché nella Francia di allora non esisteva la nozione di contratto collettivo di lavoro, sì. Per cui la competizione tra operai era... non era regolamentata, chi offriva di meno veniva assunto. Nell'Italia di adesso ci stiamo avvicinando a quelle situazioni. Questo sarebbe stato attenuato se ci fossero stati, come qualche decennio fa, ancora i contratti collettivi di lavoro che funzionavano, e quindi era molto più difficile giocare con questo elemento. Purtroppo sì. C'è una sorta di fiume carsico che da fine Ottocento arriva ai primi del nostro secolo, sia dal punto di vista ideologico sia dal punto di vista delle condizioni socio-economiche. Sì, sì, sì. Alla base di tutto c'è anche un concetto che credo mi sembra di avere colto nella lettura di questo libro, che è appunto la non conoscenza di base, il giocare su ignoranza delle persone, e questo sia da parte di entrambe le due, chiamiamole fazioni, perché si era aperto un vero e proprio conflitto tra una specie di guerra tra i poveri. Tu lo chiami il razzismo del petit blanc, che è sentito molto, molto vicino al razzismo che in qualche modo si esprime attualmente nel nostro paese, perché insomma, è indubbio che vi sia una forte espressione razzista nel nostro paese. Tenderei a sottolinearla perché è una parola che si vuole usare poco, ma che si dovrebbe usare un po' di più, forse per stimolare un pochettino le coscienze. Ecco, sì, anche perché il termine alternativo è xenofobia, sì. Che non è così esplicita come quella di razzismo. Il nostro Presidente del Consiglio tempo fa ha detto in televisione
che il suo amico Bossi veniva accusato di xenofobia. Mi son preso, diceva lui, la briga di cercare in un vocabolario cosa questo volesse significare e ho trovato che vuol dire che non ama gli stranieri. E ha detto: e che male c'è? Questo è il Presidente del Consiglio che abbiamo adesso. Allora meglio chiamarlo razzismo, così non ci sono equivoci. Non ci sono equivoci, infatti. Anche perché, a proposito, visto che hai citato così questo signore, l'onorevole, è un onorevole, ministro Umberto Bossi, comunque segretario di un partito, che sicuramente è un partito che ha una chiara matrice razzista e che gioca un pochettino la carta del populismo, o sbaglio? Sì, assolutamente. Perché dobbiamo anche, secondo me, fare luce sulle parole, che cosa significa partito populista, che cosa vuol dire utilizzare una metodica comunicativa di tipo populista, che cosa significa dal tuo punto di vista? Significa fare riferimento a nozioni senza la mediazione politica, quindi uno spontaneismo che nel caso della Lega fa appello all'etnicità. Quindi che purtroppo c'è anche nel sud adesso qualcuno che cerca di imitare la Lega Nord. Mi trovavo in Sicilia qualche settimana fa e parlavo di resistenza con dei giovani siciliani che si rifanno alla Lega Sud, chiamiamolo così, che lì si chiama MPA, e un giovane mi diceva: sì, è vero che la resistenza l'hanno fatto i comunisti, i socialisti, i cattolici, ma anche i siciliani, come se siciliano fosse una categoria politica. È esattamente l'idea del padano, insomma. Noi siamo padani e siamo un'altra cosa. Poi dopo possiamo anche essere socialisti, comunisti, prima di tutto siamo padani. Quindi questo credo che sia il populismo moderno, il richiamo alla tradizione. E com'è possibile che nel terzo millennio le persone riescano ad identificarsi in un discorso così chiuso, ottuso? Voglio dire, siamo nell'era della globalizzazione. Oppure c'è qualcosa che non è molto chiaro in questo concetto di globalizzazione? La globalizzazione può mettere in moto paure, perché comporta aperture che possono anche fisiologicamente fare paura, però la strada si fa nell'ignoranza. Quello è il discorso, è quello lì. Volevo, se mi permetti, leggere due righe facendo riferimento a Umberto Bossi, che qualche anno fa diceva: nei prossimi 10 anni vogliono portare in Padania 13 o 15 milioni di immigrati per tenere nella colonia romano-congolese questa maledetta razza padana, razza pura, razza eletta. Sembra impossibile, no? Che nel terzo millennio, comunque alla fine del secondo millennio, ci sia qualcuno che parla di razza padana, razza pura, razza eletta, considerando quello che l'Europa ha vissuto nella prima metà del secolo scorso, no? Non mi pare che non si debbano dimenticare avvenimenti quali l'Olocausto, che insomma erano sostenuti dal concetto di razza eletta. Un'altra cosa che vorrei sottolineare sono le parole del sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini, che appunto, come scrivi tu, ha tuonato che gli immigrati annacquano la nostra civiltà e rovinano la razza piave, e occorre liberare l'Italia da queste orde selvagge che entrano da tutte le parti senza freni. Ecco, quando in un paese cosiddetto civile si scrivono, si ascoltano attraverso il sistema mediatico, e qui potremmo parlare anche di questa stampa liberale che in qualche modo agì alla fine del secolo del 1800, ma che mi pare che agisca nella stessa maniera a tutt'oggi. Ecco, ti sembra che siamo incanalati verso un processo evolutivo oppure stiamo regredendo dal punto di vista della comunità alla quale apparteniamo? Ma c'è una regressione evidentissima, accentuata in Italia dal fatto che l'assenza di cultura politica solida favorisce queste ignobili affermazioni. Voglio ricordare che hai tratto queste dichiarazioni di Bossi e di Gentilini dalla prefazione di Gian Antonio Stella,
che Sisino, che molto opportunamente dà un taglio alla sua prefazione in cui collega passato storico e attualità presente. Stella è molto sensibile a questo, ha scritto anche un libro, Lorda, in cui tiene a ricordare agli italiani, in particolare ai veneti, che sono stati emigrati, che hanno sofferto il razzismo. Purtroppo la memoria storica è selettiva, ci si ricorda quello che si vuole ricordare. Lo stesso Gentilini ha detto: sì, siamo stati emigrati, però eravamo diversi. Noi avevamo alle spalle 2000 anni di civiltà, povero Gentilini. Se sapesse quanti contadini veneti erano analfabeti tra gli emigrati, quante, come venivano percepiti, esattamente come tu, Gentilini, percepisci gli immigrati del terzo mondo, né più e né meno. Tanto ci sono delle bellissime immagini pubblicate sul sito di Gian Antonio Stella, lorda.org, sì, mi pare. Sì, 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 tratte anche dal suo libro, perché sono immagini d'epoca. I discorsi che hai letto mi fanno venire in mente quanto diceva Maurice Barrès, proprio nel periodo in cui avvenivano i fatti di Egmort, perché Egmort avviene il 16 e 17 agosto del 1893, e qualche giorno dopo, sono credo un mercoledì o un giovedì, la domenica successiva i francesi votano per l'elezione del Parlamento, dell'Assemblea Nazionale. Uno dei candidati è questo Maurice Barrès, che sarà ancora un giovane nazionalista, che poi sarà una specie di maestro del nazionalismo francese, ma anche europeo. Molti italiani si rifaranno alle sue idee. Barrès dice che in questa campagna elettorale si presenta con un opuscolo che si chiama Contre les étrangers, contro gli stranieri. Sì, questa è proprio la sua campagna elettorale. E in questo si possono leggere, in questo opuscolo, brani come il decremento della natalità ha portato all'invasione del nostro territorio e del nostro sangue da parte di elementi stranieri che si adoperano per sottometterci. È quanto dice Gentilini, è quanto dice. Solo che parla di italiani, quindi gli stranieri a cui pensa lui sono gli italiani, che sono per lui inassimilabili, sono appunto l'antigene che mina la Francia eterna. C'è anche questa nozione di società metastorica, un po' come ce l'hanno in mente Gentilini e Bossi, questa razza padana così al di sopra del tempo. Così c'è un'idea di Francia che ha un carattere speciale, proprio razzistica, insomma, che viene annacquata da questi apporti stranieri e anche poi alla fine distrutta. Tra l'altro vi era anche, muovevano l'accusa agli italiani di essere dei crumieri, no? In qualche maniera, di accettare dei bassi salari, quindi di entrare in competizione con gli operai francesi e di bloccare in qualche modo l'economia francese, perché il denaro, mi rifaccio a questo ragionamento, perché sono le stesse accuse che vengono rivolte agli immigrati a tutt'oggi nel nostro paese, il denaro veniva speso poi in Italia, quindi comunque c'era uno spostamento di denaro dalla Francia all'Italia, come se vi fosse in questa maniera un impoverimento dell'economia francese e un arricchimento di quella italiana. Ti sembra una cosa reale oppure una fantasia delirante populista? No, è reale, ma è in termini molto minori di quanto che possa far paura. D'altra parte, gli italiani emigravano per poi mandare a casa qualche lira per tirare avanti. Non dimentichiamo che gli emigrati di cui stiamo parlando sono quasi tutti contadini poveri, vittime della Grande Depressione, soprattutto di agricoltura di montagna, degli Appennini, delle Alpi, dove si emigra per ritornare poi nel limite del possibile nella fattoria e fare i lavori abituali, ma con un gruzzolo in tasca che è frutto del lavoro dell'emigrazione. Infatti il lavoro delle saline non era un lavoro proprio di quelli leggerissimi, no? No, il lavoro delle saline era un lavoro durissimo. Allora, abitualmente nelle saline lavoravano una cinquantina di persone, perché durante l'anno praticamente non c'è un grande lavoro. Si tratta di far entrare l'acqua salmastra nei bacini, aspettare che evapori e farne entrare dell'altra attraverso un meccanismo di ruote, viene spinta un po' questa.
E così per 11 mesi e mezzo. A metà agosto si può iniziare la raccolta del sale perché un tappeto salino abbastanza spesso si è accumulato nel corso dei mesi precedenti. E questa raccolta deve essere fatta in fretta perché basterebbe un acquazzone estivo per distruggere tutto e viene fatta a cottimo. Quindi è il cottimo poi che è all'origine di certi meccanismi. Perché il cottimo, come diceva l'Internazionale Socialista proprio in quei giorni, nei giorni in cui avveniva Egmont, qualche giorno prima si era riunita a Zurigo l'Internazionale Socialista, che aveva chiesto l'abolizione del cottimo perché veniva individuata come la peggiore forma di concorrenza tra lavoratori. E i fatti di Egmont lo dimostrano. Perché? Perché la concorrenza era tra le varie squadre di operai e all'interno della stessa squadra. E quindi questo metteva in moto meccanismi di tensione e soprattutto accentuati se c'era la convinzione che gli italiani comunque non erano lì a rubare il pane. E non c'è dubbio che molti italiani lavorassero durissimamente per poter accumulare più soldi possibile. E che questo ai francesi non piaceva, visto che bene o male avevano raggiunto livelli di condizioni di lavoro sicuramente migliori. Per fare questo lavoro, che significava anche portare con una carriola carica di anche 100 kg di sale ad altezze molto elevate, a 7 metri d'altezza, ci volevano della gente disposta a lavorare, ma anche giovane e forte. Difatti la maggioranza delle persone che troveremo tra i feriti e i morti non superano i 30 anni, sono tutti giovani italiani che vanno, come dice qualcuno di loro, perché tra i reduci, quelli che tornano, molti vengono intervistati dalla stampa dell'epoca, e in 15 giorni di lavoro io poi riesco a tornare a casa comprandomi di un paio di scarpe e un vestito. Ecco, in questi 15 giorni si ottiene questa cosa straordinaria, che è avere un vestito nuovo che durasse tutto l'anno e un paio di scarpe che durasse tutto l'anno. Certo. Prova proprio a leggere questa cosa. Che sì, no, parlavamo del razzismo del petit blanc. Sì. Io non so come tradurre questa espressione. Secondo me è intraducibile, secondo me è da inserire nel linguaggio comune, lo sento molto, molto sì. Vicino. Anche io l'ho tradotto, certo, l'ho tradotto come del bianco povero. Sì. I francesi l'hanno preso dal gergo americano, è stato usato, credo, per la prima volta durante la guerra civile americana. I nordisti avevano scoperto che più razzisti erano i sudisti che poveri. Anche perché il razzismo è sostenuto dall'ignoranza, come dicevi certo, tu prima, quindi è chiaro certo, che nelle certo. fasce più fragili attecchisce meglio. Allora, un esempio di questo tipo di razzismo lo troviamo in quanto è avvenuto prima dei fatti Egmont, perché Egmont è preceduta da una serie di episodi di violenza xenofoba, anti-italiana. Si parla di una cinquantina di italiani vittime di violenza xenofoba in Francia negli ultimi 25 anni del secolo dell'Ottocento. Sono tanti. Sono tanti. D'altra parte, se contassimo gli stranieri vittime di violenza xenofoba in Italia negli ultimi anni, arriveremmo a cifre simili. Forse le supereremo. Forse le supereremo, sì. Forse le supereremo. Non abbiamo avuto... Considerando i vari livelli di violenza a cui sono sottoposti. Certo, sì. Certo. Non abbiamo avuto un episodio eclatante, il pogrom, come Egmont, ma tante piccole Egmont ci sono state. Allora, lì, durante la costruzione dei lavori... durante i lavori di costruzione della linea ferroviaria che c'è verso Orange, quindi nel sud della Francia, dei braccianti piemontesi lavorano accompagnati dalle famiglie, quindi moglie e figli, gli operai autoctoni decidono di espellerli perché fanno concorrenza. Il prefetto non lo fa, qui c'è un conflitto di cui potremo parlare poi più in là se è il caso.
come si comportano le classi dirigenti, il Parlamento, per esempio, davanti a questo problema della concorrenza del lavoro. E quindi decidono di far da sé. Vanno nei baraccamenti degli italiani, li assediano e gli impongono con la violenza di andare via, li espellono. Insomma. Quando fanno per uscire, vengono gli italiani picchiati con randelli e uno scappa, ma viene inseguito da un bracciante, un certo François Josion, che lo raggiunge vicino a un burrone e incomincia a picchiarlo. L'italiano si trascina ai piedi dell'aggressore e lo prega di risparmiarlo. Questi sono gli atti della polizia dell'epoca. E lo Josion gli risponde: baciami gli stivali, embrasse ma botte, e gli sferra un calcio sul viso. Dice la grande storica Michel Perrault: a cosa attribuire tale violenza se non al meccanismo psicologico di chi sfoga sull'altro l'odio che prova nei confronti della miseria di cui è intessuta la propria storia passata e presente? Anche il razzista deve essere oggetto di studio quasi clinico, direi, o sociologico clinico. Difendiamo il lavoro nazionale, veniva detto, ma in realtà in un'epoca in cui l'ideologia protezionista era in auge, non solo in Francia, anche in Italia, era un meccanismo il protezionismo politica economica molto, molto diffuso. Nessuno vuole proteggere il lavoro nazionale perché la concorrenza fra operai fa comodo, ma si vuole piuttosto proteggere, come viene notato, il prodotto del lavoro nazionale. Allora sì, si proteggono i tessuti, si protegge il carbone, si proteggono le mucche, ma non chi produce questo, è il prodotto. E quindi vengono presentati all'Assemblea Nazionale 17 progetti di legge di vario tipo, tra cui anche uno socialista in cui si cerca di non infierire contro gli immigrati, ma nessuno viene approvato, perché la concorrenza selvaggia tra lavoratori fa comodo al padronato e in Parlamento nessuno vuole andare anche contro il Parlamento. Anche oggi si parla di protezionismo, si parla così tanto di protezionismo con tanto fervore, no? Sì, oggi sì, oggi se ne parla, ma è un atteggiamento sciocco, perché nel mercato globalizzato l'invasione della merce che viene dalla Cina, diciamo così, produce ricchezza in Cina e ci permette a noi, a nostra volta, di andare in Cina a produrre, è chiaro. Quindi è proprio assolutamente miope questa la politica, le proposte protezionistiche fatte adesso da alcuni. Quindi alla fine si parla poi di un sistema capitalistico che è alla base e che agisce da motore per l'apertura dei conflitti, la divisione tra operai o comunque tra lavoratori, l'induzione delle paure, lo scollamento, queste società di tipo piramidale che ancora sembrano non essere superate. E alla fine, come dice la Briola, mi pare che nell'introduzione di Natta venga richiamato, infatti lui dice: è lui a chiarire, ad affermare che al di sopra e attorno agli uccisi barbaramente, ai barbari uccisori, non c'è solamente l'Italia da una parte e dall'altra la Francia come due sistemi politici, ma c'è l'intero sistema capitalistico. Di questo sistema, egli afferma, sono vittime da una parte gli uccisi che portano sul mercato del lavoro l'inferiorità del loro modo di vivere e l'urgenza dei loro bisogni, al punto da essere sempre pronti a fare concorrenza con il crumiraggio, i bassi salari, i cotti misfrenati. Dall'altra parte gli uccisori, ignoranti ed esaltati, che dirigono la loro collera e i loro attacchi non contro il sistema, ma contro i più sfruttati, umiliati, oppressi da questo stesso sistema. Io questo l'ho sentito attualissimo.
Sì, ma sicuramente è attualissimo anche per il coraggio di chi afferma queste cose, perché il socialismo della Seconda Internazionale, da un punto di vista astratto, sottoscriveva queste idee. Poi nella pratica politica quotidiana non sempre riusciva o voleva o era in grado di applicarlo. È facile dire difendiamo il proletariato, è più difficile dire difendiamo il proletariato in quanto tale e non dando la priorità a quello nazionale. Quello, è tutto lì il problema. La Briola ha il coraggio di farlo e nella corrispondenza privata racconta che questa mozione da lui presentata al congresso di Zurigo di cui abbiamo parlato, quello avvenuto qualche giorno prima di Egmort, non gli è stato facile presentarla, perché da parte di buona parte della delegazione italiana diceva ma lascia perdere, i panni sporchi li avevano ce li in famiglia. Da parte francese anche il socialista aveva trovato componenti sciovinistiche che non volevano, non erano, ecco, quindi l'internazionalismo spesso è una parola vuota, come sì. Quindi la Briola ed altri sono dei veri internazionalisti, sanno che l'internazionalismo è lontano di essere acquisito, è un obiettivo da raggiungere battendosi tutti i giorni. Oggi io parlerei soprattutto, certo, di internazionalismo, ci mancherebbe, ma c'è una nozione nuova rispetto al passato, è quella dell'Europa. Sì. E lì si vede chi è, come dire, aperto e chi è chiuso, chi è contro l'Europa, chi ha remore e che difende il proprio micro particolare, traccia il cammino verso forme di chiusura che possono andare ben al di là, e non a caso in certi partiti politici italiani questo c'è, è coniugato la xenofobia all'anti-europeismo. Le vittime non sono soltanto, nel caso della nostra attualità, i migranti, ma sono anche coloro che nutrono sentimenti razzisti, poi alla fine sono vittime del sistema, quindi è verso un certo tipo di sistema che occorre puntare l'indice, oppure no? Sicuramente verso un certo tipo di sistema, verso la necessità di difendere la propria cultura, ma di allargarla, di confrontarsi con le altre, la convinzione che pluralismo è ricchezza. Probabilmente questo è il concetto profondo di base. Difendiamo la nostra cucina, ma se accanto alla nostra cucina impariamo a conoscere certi cibi, ci arricchiamo. Quindi quale sarebbe secondo te, anche sulla base delle vecchie affermazioni della Briola, una soluzione? Cioè, esiste una soluzione? Potrebbe in qualche modo? Sì, una soluzione esiste. Io penso a quando è avvenuto ormai 20 anni fa a Dreux, una cittadina della Normandia, dove Le Pen, che è un politico xenofobo francese, si può dire il fascismo moderno, sì, dei tempi nostri, il fascismo senza il fascismo, era limitato all'1%, una forza del tutto marginale. Dopo qualche mese da elezioni in cui il suo partito, il Fronte Nazionale, è attorno all'1%, il partito sale al 10%, passano solo pochi mesi, meno di un anno. Eppure il fenomeno messo in evidenza da questo partito, quello dell'emigrazione, in 10 mesi non è cambiato nulla. È cambiata la percezione della gente nei confronti dell'emigrazione. E perché è cambiata? Perché c'è stata una campagna massiccia, questo lo dicono i sociologi, è fatto studiato, ormai sono cose avvenute 20 anni fa, massiccia dei lepenisti, in questo centro, hanno concentrato la loro forza in questo centro e hanno convinto che l'emigrazione è un pericolo, l'invasione è legata all'insicurezza, eccetera. E da qui è iniziata l'ascesa del Fronte Nazionale, che è stata però stoppata dopo 20 anni. Perché? Perché in Francia queste idee xenofobe non fanno parte della tradizione repubblicana. Destra e sinistra si sono unite per mettere al bando dalla vita politica
nazionale l'odio razziale. L'odio in genere, perché la Repubblica francese nasce da principi come l'eguaglianza, la fraternità, insomma i valori della Rivoluzione francese che non fanno parte dell'estrema destra, diciamo quella fascista. Ecco. Questo purtroppo non è avvenuto in Italia, dove abbiamo le penisti, diciamo, nostrani, anzi anche peggiori, perché hanno spesso dimensioni regionalistiche proprio ristrette, che sono al governo. Purtroppo è la nostra lotta più dura. Il buco nero in Italia, sempre continuando il parallelo che stiamo facendo con la Francia, sia l'assenza di uomini di Stato. In Francia c'è una tradizione di homme d'état. L'ultimo grande è stato incarnato da De Gaulle. Sì. Persone serissime che fanno come missione loro quella di servire la nazione. Quindi anche a livello di proposizione, cioè anche tu pensi anche a livello di stile, certo, ma anche a livello di stile non potrei mai pensare di fare quello che certi uomini politici fanno nel loro privato, fanno quello che vogliono. Sì, ma stiamo scherzando. Quindi è un'altra idea nobile della politica che da noi è più rara, insomma, comunque certo non appartiene a chi oggi ci governa, sicuramente. Ci sono delle manovrette. Ecco, il Berlusconi che dice che il suo amico Bossi è xenofobo e che male c'è, è una cosa veramente ignobile che ci rende ridicoli nei confronti agli occhi del mondo moderno, ci rende ridicoli, ma questo è il momento che stiamo attraversando. La Costituzione che vuole dire condanna, no? la xenofobia o comunque il razzismo, condanna. La violenza, visto che siamo usciti da 20 anni di fascismo, o sbaglio, nella nostra Costituzione non c'è un articolo preciso? Sì, sì, si parla di uguaglianza tra le razze, eccetera, eccetera, ma sì, certo, ma questa è la Costituzione. Non si osteggia anche la costituzione di nuovi gruppi fascisti? Certo. Quindi tutti gira intorno, per quanto riguarda una possibile soluzione, alla riesumazione oppure a ritrovare una ideologia che in qualche modo salvaguardi il progresso, la parte umana, la collettività tutta in qualche modo, o no? Sì, per me è soprattutto un discorso culturale. Culturale. Che ci permetta, una cultura che ci permetta di leggere in maniera equilibrata la realtà, senza isterismi. Perché la paura fa parte dell'irrazionalità e la politica va fatta con la testa e non con il ventre. Io so che tu insomma, hai frequentato parecchio l'Africa, insomma, hai vissuto in Africa, hai vissuto in Costa d'Avorio, sei parecchio interessato anche al movimento migratorio dell'Africa verso degli africani verso l'Europa, verso il nostro paese in particolare. Quindi tu stai utilizzando questa conoscenza diretta della spinta che in qualche modo agisce da motore per la migrazione verso il cosiddetto primo mondo, cosiddetto perché poi di primo mondo non so che cosa abbia, e hai fatto altri lavori, hai prodotto tutta una serie di lavori insieme anche, mi pare, a Serge Latouche, hai scritto delle cose... Sì, assieme a Latouche ho scritto questo libro che si chiama Sortileggi, pubblicato dalla Bollati Beringhieri. Sono dei racconti ambientati in Africa, in un periodo dell'Africa che va dalla fine del colonialismo alla globalizzazione, e in due nazioni che sono il Congo e la Costa d'Avorio. Vorremmo dare uno spaccato dell'Africa in questi 30 anni. Quindi oltre all'utilizzo della memoria storica stiamo utilizzando anche il passaggio di conoscenze anche attraverso i racconti di quella che è una cultura come quella africana, che è una cultura molto ricca malgrado si dica che sia una cultura inesistente, no? Perché sembra quasi spazzata via dal colonialismo in realtà. Ecco, è il tuo strumento, il tuo metodo per poter passare quella conoscenza che in qualche modo possa andare a riempire quel vuoto di cui parlavamo, prima. Sicuramente. Con Latouche in questo libro credo che sostanzialmente vogliamo dire vediamo il punto di vista degli africani, sì, che è diverso dal nostro, ma non per questo non è altrettanto interessante rispetto a tutta una serie di problematiche, ovviamente, che, vastissime.
Invece in questo romanzo, pubblicato per il momento solo in lingua francese, parlo della storia di una ragazza africana che emigra in Occidente, prima in Italia e poi in Francia. È una storia vera. Sì, è una storia vera che la ragazza mi ha raccontato, io ho registrato, poi nello sbobinare ne ho fatto diventare un romanzo. Il ventre del pitone. Il ventre del pitone perché il ventre del pitone è molto elastico. Sì. La ragazza, attraverso i cui occhi meravigliati viene decifrata la realtà occidentale, si può fare, il lettore può fare, se ha voglia, l'operazione inversa. Quando la ragazza è stupita, lo stupore della ragazza nei confronti del mondo dei bianchi può essere il nostro stupore nei confronti del mondo dei neri. E allora una delle differenze che lei percepisce tra il mondo occidentale e quello africano è che in Africa la natura è scatenata, mentre da noi è come imprigionata. È come se i geni che rappresentano questa natura, il genio del fiume, fossero imprigionati nel ventre di un pitone. Ma che bella questa grande immagine, bellissima. Si la usano gli africani, però il ventre del pitone può sempre, la bocca può sempre aprirsi e i geni, le erinni, se vogliamo, uscire fuori, come per esempio è avvenuto nei Balcani. Per esempio, insomma, nessuno che... è al riparo per sempre dalla violenza. Tu non pensi che la cultura africana fosse la nostra ancora di salvezza? Che noi siamo in un'epoca di decadentismo, noi europei intendo dire, che abbiamo recentemente un grandissimo bisogno di rinnovarci un pochettino? Sì, sicuramente, però l'Africa è stata inquinata molto da noi e la protagonista di questo racconto, una parte si svolge proprio qui, si trovano sia alla frontiera, lei cerca di passare clandestinamente in Francia, nella frontiera dove tu sei stata, sì. E aspetta una macchina che la porti via e osserva il porto di Mentone, che è una sorta di supplizio di Tantalo, perché ormai è così vicino ma così lontano perché è raggiungibile, perché c'è la frontiera. Alla fine del romanzo lei si chiede cosa ci sto a fare in Europa, perché la sua love story con il bianco è finita e quindi si chiede se non è il caso di tornare in Africa. Ma che cos'è l'Africa di oggi? E lei non lo sa, non sa darsi una risposta. È il continente che ha gettato la spugna e che è diventato una sorta di tubo digerente della merce di scarto prodotta dall'Occidente, oppure ha ancora uno scrigno in cui sono valori a cui si potrà attingere quando l'Europa è in ginocchio, come dicevi tu, cercherà dei valori, li troverà in questo scrigno. È una risposta non facile da dare, che la mia protagonista non riesce a dare, anche perché l'Africa è un continente enorme dove c'è tutto, è il contrario di tutto, c'è eroismo, c'è vigliaccheria, ci sono vittime, ci sono carnefici. Nell'Africa di oggi ci sono tante vittime, ci sono anche tanti carnefici. Però ci sono degli esseri umani, cosa che sta scomparendo un po' nel vecchio continente. Sì, certo, infatti componente umana molto ancora. Il mio mal d'Africa è di tipo antropologico, non è tanto per i paesaggi. Io l'Africa dei bei paesaggi non l'ho conosciuta, io ho vissuto soprattutto in una città come quella di Abidjan, che è una metropoli di 4 milioni di abitanti, in cui l'odore dominante è quello della nafta. Per vedere un animale, che so, un elefante, che dà il nome al paese, deve andare allo zoo oppure chissà dove, insomma, farti centinaia di chilometri. Sì, perché nell'immaginario collettivo abbiamo Karen Blixen con la mia Africa. Quella è un'Africa che io non ho conosciuto, però il mal d'Africa è lo stesso e sono gli africani, esatto. la loro umanità, il loro humor. Sì. La loro visione, la loro capacità di stare insieme, forse certo, di relazionarsi. Quindi la simpatia che
dai miei occhi loro esprimono. Come ultima domanda, non ti disturbo più, è il colonialismo. Secondo te è finito il colonialismo del nord verso il sud? Oppure continua a rigenerarsi come una specie di animale mitologico? Sì, 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 continua a rigenerarsi. I dati sono sotto gli occhi di tutti. Basti, non so, pensare alla fuga di capitali dall'Africa, che è una fuga, ecco, io qui vicino a Monte Carlo conosco una signora che fa la banchiera, il suo lavoro consiste nell'andare sistematicamente in Africa a prosciugare risparmi e investire qui a Monte Carlo. Ah, sì, 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 lei ogni mese parte per l'Africa occidentale. Ecco. Abbiamo anche la villa di Mobutu, no? Qua abbiamo anche la villa di Mobutu qui vicino. Sì, che è una quindi, zona molto ambita questa. E poi ci sono anche altre vie, per esempio fuga di capitali e il fatto che le royalties che pagano i monopoli internazionali agli stati africani per lo sfruttamento delle risorse sono le più basse del pianeta, cioè riescono a condizionare. Ora però l'Africa non è solo vittima, ci sono varie politiche possibili dei governi africani. È morto l'altro giorno Omar Bongo e non credo che fosse un esempio di opposizione a questo tipo di politica colonialista. Era un esempio di acquiescenza e di adattamento opportunistico, la cosiddetta Françafrique. Un esempio totalmente diverso è quello di Sankara, e non solo suo, in cui c'è un orgoglio africano che vuole imporre la fine di questo tipo di sfruttamento diretto o indiretto. Mi piace pensare a quando Sankara ha ricevuto Giscard d'Estaing e anziché riceverlo in un palazzo lussuoso l'ha ricevuto dove abitava lui, una casa modestissima, e l'ha fatto mangiare l'africana. Sì, l'africana povera, dicendo qui è così, se vi piace bene. Bellissimo. Ecco. Bellissimo.